Recensione di Jaju F1 smartphone dual core dual SIM in vendita a soli 79 euro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Quello che andiamo a recensire oggi è Jaju F1, uno smartphone molto interessante perché va a distruggere un'altra soglia inferiore. Per quanto riguarda il prezzo, parliamo infatti di 79 euro, uno smartphone quindi veramente molto 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 economico. Questa è la confezione della versione importata in Italia, quindi il manuale è in inglese e in spagnolo. Abbiamo poi un alimentatore italiano, devo dire che allora, questo in particolare è da 1 A. Devo dire che la ricarica è abbastanza lenta, sia con quello da 1 che con quello da 2 A. Cavo USB, micro USB, fine. Non sono presenti gli auricolari, ma per 79 euro direi che possiamo assolutamente accontentarci. Portiamo dentro lo smartphone, eccolo qua. Allora, questo è Jaju F1, lo chiamerò probabilmente in 20 modi diversi durante la recensione, ma devo dire che il cinese non è esattamente il mio forte, quindi la pronuncia esatta di questo nome, seppur inglese comunque, mi è abbastanza ignota. Cover, allora, questa è plastica leggermente gommata, al tatto è abbastanza piacevole, trattiene un po' le impronte ma non troppo, vedete anche se ve lo faccio vedere contro luce. Qua sotto si può rimuovere la cover, abbiamo la batteria da ben 2400 mAh, quindi veramente enorme, specialmente per uno smartphone diciamo abbastanza economico anche dal punto di vista di potenza, quindi non molto esoso in termini energetici. Abbiamo due SIM, entrambe di tipo standard, l'ho utilizzato per un giorno con due SIM e poi per il resto del test con una sola SIM. E espansione di memoria. Abbiamo poi sul retro una fotocamera da 5 megapixel che però a detta del software, che poi è così, scatta foto da 8 megapixel, quindi sono 8 megapixel, non è una da 5 che scatta 8, con LED flash, che viene quasi però da domandarsi c'è un LED flash, poi vi farò capire perché. Dimensioni 124, 62,5, 10,5 mm. Non conosco il peso, però potrei azzardare un 140 grammi forse, non ne sono sicuro. Se fossero meno, questo è perché comunque l'impressione di un device così compatto ci si aspetterebbe sicuramente qualcosa di più leggero. Dà una buona sensazione di solidità, però comunque è abbastanza pesante anche rispetto alla concorrenza. Frontalmente abbiamo una fotocamera 0,3 megapixel, quasi inutile perché le foto che scatta sono veramente come dire, al limite proprio della sufficienza. Schermo 4 pollici diagonali, risoluzione 800x480 pixel, non è un IPS, ma devo dire la qualità è molto molto buona. C'è un piccolo difetto che è quello della luminosità, che va impostata manualmente perché in automatico rimane molto bassa, troppo bassa. Io l'ho tenuta quasi sempre vicino al massimo, che è una cosa che solitamente non si fa, ma devo dire una buona luminosità, di colori molto molto belli. Unica cosa forse l'angolo di visione in verticale, vedete si va a perdere rapidamente la visibilità dello schermo verso il bianco dal basso, verso il nero dall'alto. Lateralmente invece abbiamo angoli di visione buoni, ora lasciate fare i riflessi, ma gli angoli di visione sono comunque molto molto buoni. Andiamo a vedere la versione Android, che vi anticipo essere la 422, questo perché? Perché KitKat non è ancora disponibile per processori MediaTek di questa generazione. Si tratta di un MediaTek dual core da 1.3 GHz, le CPU sono di tipo Cortex A7, abbiamo poi 512 MB di RAM e andiamo a vedere la memoria interna, ve la faccio vedere, che tra l'altro è possibile switchare fra SD o memoria interna. Abbiamo 1,27 giga più 1,23, quindi è una memoria da 4 GB, a cui si aggiunge l'SD da 4 GB nel nostro caso, e possiamo scegliere di archiviare le applicazioni direttamente nell'SD bypassando la memoria interna. Questo è molto comodo perché la memoria interna, essendo poca, si andrà a saturare molto molto rapidamente. Abbiamo la Wi-Fi BGN, abbiamo il Bluetooth, non abbiamo NFC e abbiamo la gestione della doppia SIM, che è quella ottima di MediaTek, che ci permette di scegliere
una SIM predefinita per una di queste funzioni, quindi telefonate, videochiamate, messaggi e connessione dati. Solo una dei due slot però è UMTS, quindi se avete due SIM che vi servono per i dati non va bene, o se avete due SIM, tre, anche in questo caso non va bene. Torniamo un attimo alle impostazioni così vi faccio vedere tutto quello che è realmente disponibile. Abbiamo i profili audio, come sempre in MediaTek, al solito se metto silenzioso o vibrazione i tasti questi qua sotto non vibrano più, il che è abbastanza fastidioso, tornano a vibrare appena la disabilito. Sul display possiamo scegliere dei temi, quindi, che in realtà però purtroppo non vanno a cambiare quella delle notifiche lassù, sarebbe stato molto più carino. Adesso metto questo mocha e vedete che cambiano i colori del sistema, anche se premo, vedete se ci premo sopra è diventato beige. Sfondo, eccolo qua, possiamo cambiare lo sfondo, possiamo cambiare le scene che sono due, ufficio, lavoro, quindi salvare per esempio dei widget delle impostazioni e passare rapidamente da uno all'altro. Ancora volevo farvi vedere la possibilità di accendere lo smartphone a orari predefiniti e quindi poter impostare una sveglia subito dopo, quindi ovviare in qualche modo al fatto che questi smartphone non possono far suonare la sveglia a telefono spento. È presente la ricerca globale, adesso io ho rimosso il telefono da qui, non so dove l'ho messo, eccolo qua su. È presente una ricerca globale, si trova qua giù in scansione. È presente anche Google Now, ma non ci sono gesture per attivarlo, quindi bisogna premere qua su Google, però poi è presente Google Now. Andiamo a vedere il browser web. Funziona bene, devo dire, sui siti, poi quelli mobile, funziona benissimo. È un po' strana questa scelta delle barre, che quando apro l'applicazione diventa beigiolina e si fa fatica a vedere un po' le icone. Se io adesso vado su The Verge, la tastiera devo dire funziona bene fin tanto che non la si preme troppo velocemente, quindi se siamo delle persone che scrivono molto molto rapidamente la tastiera potrebbe perdere qualche carattere. Non sono sicurissimo del fatto che sia lo schermo o la velocità di sistema, sono propendo di più per lo schermo, ma ammetto di non essere riuscito a capire perfettamente dove fosse il problema. Non capisco perché non mi ha caricato la versione full, quindi ricomincio, faccio il giro lungo, giro largo, come si suol dire, e provo a ricaricare The Verge in versione full. Non ho mai avuto particolari problemi, ma adesso ho deciso di darmene, visto che si sta emozionando essendo in diretta. Avete visto i tasti qua sotto, sono menu, home e back retroilluminati. Niente, riproviamoci. Sarà sempre selezionata la vista desktop, sì. Ce la stiamo facendo, eccoci qua. Infatti non avevo avuto mai particolari problemi, non vedevo perché dovevo averli ora. Allora, ovviamente qui la navigazione è comunque soddisfacente, devo dire, non ho ancora finito di caricare le immagini, però se vi rendete conto della pesantezza che è The Verge, che a volte crea problemi anche su PC desktop, capite che per uno smartphone MediaTek dual core Cortex A7 questo risultato è veramente molto molto buono, io ne sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda i videogiochi, io ho installato Riptide GP2 perché Asphalt 8, nonostante lo switch su SD, non me l'ha fatto installare. Probabilmente il download comunque avviene in parte su memoria interna, non ho capito bene come funziona. Fatto sta che mi è stato impossibile scaricare Asphalt 8, ho dovuto ripiegare sul Riptide GP2 che fa il suo dovere, come spesso fa su tanti smartphone differenti, e ne sono pienamente soddisfatto perché anche qui abbiamo uno smartphone di un certo tipo, ma non si hanno problemi particolari. Lo speaker è qua sotto, quindi ci si può appoggiare la mano sotto, sopra, erroneamente giocando, il che può essere un problema. Ah, il volume è molto alto perché non sono neanche al massimo, ecco qua. La qualità dell'audio è quella che è, ma devo dire che il volume è alto. Anche qui un'altra, diciamo, specie di sorpresa, perché si aspetterebbe una valanga di difetti da un dispositivo simile e invece questa valanga di difetti non c'è assolutamente.
Vedete, comunque il gioco non avrà un frame rate altissimo, ma funziona comunque bene, soprattutto non ci sono cali di frame rate importanti, quindi il gioco rimane godibile in tutte le situazioni. Ho chiuso il gioco, la home si è caricata subito istantaneamente. Andiamo nel lettore musicale, purtroppo quello preinstallato è quello di Android, probabilmente uno dei lettori audio più brutti della storia, non che la bellezza sia troppo importante in un lettore audio, ma insomma... Allora, una cosa abbastanza curiosa è che quando ci sono, diciamo, le frequenze basse, tutto il volume si abbassa, come se non riuscisse a dare il meglio e tutto il volume cala leggermente. Quindi con i suoni alti si comporta bene, con quelli bassi un pochino meno. Comunque rimane molto, diciamo, molto udibile per quanto riguarda suonerie e notifiche. Per quanto riguarda la musica o i video su YouTube potreste avere qualche problema. Comunque, dicevo, devo dire, volume abbastanza nella media. Fotocamera abbiamo detto 5 megapixel, almeno in teoria, perché per la prima volta nella storia forse una fotocamera da 5 megapixel può scattare foto a 8, ecco qua. Quindi è sicuramente una fotocamera da 8. Scatta anche abbastanza veloce, ecco qua, avete visto? Non ci fa riscattare subito istantaneamente, c'è sempre un attimo di attesa. Foto panoramica, foto con il sorriso, quindi rileva il sorriso e scatta in automatico, video e tutte le opzioni che troviamo nella fotocamera di Mediatek. Devo dire che con la luce gli scatti sono ok, ho visto molto molto di peggio. Lasciate perdere però il flash, perché non ho capito se scatta in anticipo, se scatta in ritardo o cosa, ma questa è una foto fatta quasi al buio, e la foto quasi al buio è rimasta quasi al buio esattamente come era in origine. L'applicazione Video Player, che poi è una specie di estensione della galleria, vi faccio vedere come l'MKV in Full HD addirittura si riproduca senza audio, ma questo è un problema di tutti gli smartphone Android che non abbiano codec particolari preinstallati. Se vado a riprodurre il 1080 in Full HD, guardate qua, nessun problema. Quindi nonostante lo smartphone sia di fascia bassa, per non dire bassissima, meno di così difficile spendere nel mondo Android, si riescono a vedere i video in 1080p in formato MP4. Fra le altre applicazioni preinstallate, poco altro. Abbiamo un backup e ripristino che comunque fa il suo dovere. Abbiamo poi un file manager, abbiamo ancora un task manager che è il solito di Mediatek, che assomiglia a quelli HTC, che ci fa vedere come per esempio fotocamera, di solito anche il browser, mi pare che il browser si è chiuso. Vedete, abbiamo un discreto consumo di energia, di memoria interna, quindi libero 84, facciamo un kill-all e diventa 139, ed è per questo comunque la RAM libera su 512 è sempre abbastanza da permettere al sistema di muoversi fluidamente. Lo sposto un attimo fuori per fare una telefonata, non ho mai avuto problemi di qualità audio, devo dire, non sarà forse il migliore che abbia mai provato, ma non è neanche assolutamente il peggiore, neanche lontanamente. Viva voce abbastanza squillante, qualità del wifi devo dire molto buona, sono rimasto soddisfatto anche dalla qualità del segnale, niente da dire. Ho soltanto notato forse che le notifiche, alcune mi sono arrivate quando ero sotto wifi con leggero ritardo rispetto agli altri smartphone. Sono comunque arrivate, ma c'è stato un leggero ritardo, una cosa un po' curiosa. Prezzo di vendita 79 euro sul sito e.jaju.it. Jaju, avete visto come si scrive, ecco qui, J-I-A-Y-U con una I davanti, quindi un rivenditore italiano, quindi nessun problema per quanto riguarda la distribuzione nel nostro paese. 79 euro, un prezzo veramente molto molto aggressivo per uno smartphone con un design un po' diciamo già visto, magari non molto ispirato, ricorda un po' il primo iPhone e i primi iPhone, l'iPhone 3G e 3GS, però insomma uno smartphone che sicuramente si merita la vostra attenzione, anche perché gli altri smartphone low cost spesso sono intorno ai 120, 130, 140 euro, che però sono praticamente quasi il doppio del costo di questo Jaju. Potreste comprare due F1 probabilmente.
Per questa recensione di Giagio F1 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.